YouTube toglie i dislike, cioè YouTube blocca, è una notizia delle scorse settimane, lo troviamo online in un video dedicato, la possibilità non tanto di schiacciare il pulsante non mi piace, ma di visualizzare quanti hanno schiacciato non mi piace su un certo video. Sembra una cosa stupida, non lo è, ci sono in mezzo un sacco di motivazioni che mi piacerebbe raccontarvi oggi. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, la notizia è succosa anche se a prima vista può sembrare sciocca. YouTube ha deciso di rimuovere, vi lascio qui il link all'articolo, di rimuovere la possibilità per gli utenti della sua piattaforma di vedere quanti dislike, quanti non mi piace sono presenti sulla piattaforma. Lo studio che citano e che ha portato a questa decisione così sofferta racconta come in realtà gli utenti si ritrovino online, abbiano scoperto che gli utenti si ritrovino online per fare brigading, cioè per accordarsi tutti assieme e tutti assieme lanciarsi a spron battuto contro qualcuno che non piace e tempestarlo di dislike. Questa cosa non è assolutamente accettabile e quindi YouTube ha preso come contromisura quello di lasciare al creatore del video la possibilità di vedere quanti non mi piace sono arrivati, ma di nasconderli dall'opinione pubblica. Fin qui sembra tutto bene. Cosa c'è che non va bene? Beh, che ci sono tutta una serie di altre problematiche che in questo modo vengono ovviamente sottaciute. Prima tra tutti, cosa succede se qualche inserzionista pubblicitario fa un video sulla piattaforma e questo video non piace? Lo abbiamo visto. C'è un meraviglioso video che è lo YouTube Rewind del 2018. Rewind è una sorta di video di ricapitolazione di quello che è successo nell'anno che YouTube ha smesso di fare dopo le forti controversie dell'ultimo, che si è visto che gli utenti dicono che non rispecchiava la realtà della piattaforma. Comunque, questo video è un video meraviglioso, ha avuto 200 milioni di view e 3 milioni di like, un video fantastico, chi non vorrebbe 3 milioni di like? La realtà però fino a qualche giorno fa era diversa, già. Perché al posto di questo bottone dislike senza niente di registrato a fianco, c'erano 19 milioni di persone che avevano fatto dislike. Già, 19 milioni contro le 3 che avevano fatto like avevano pensato che questo video era orribile, non andava bene, che non gli piaceva. E questa informazione è andata perduta per sempre. Perduta come tante altre, ad esempio il dislike è una di quelle poche possibilità che il creatore di contenuti non può rimuovere. Quindi ad esempio, l'esempio classico, se io ho un video di una frode, se qualcuno mette online un video YouTube per frodare le persone, io posso a prima vista vedere che questo video ha, che ne so, 1000 like, ma 100.000 dislike, ed essere molto 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 attento sul contenuto. Voi dite, potete fare la stessa cosa nei commenti? Beh, in genere no, i commenti sono disattivabili dal proprietario del video e sono rimuovibili da parte proprio della persona stessa, del proprietario del video. Questa informazione invece viene totalmente persa, veniva non totalmente persa con i dislike, un sistema estremamente efficace per poter constatare la qualità del video e l'apprezzamento del video e che non poteva essere in nessun modo alterato. Rimane un po' sciocca anche la motivazione, andando a vedere un secondo, a scavare un secondo, la motivazione di dire no perché gli utenti si ritrovavano e la salute mentale del creatore era messa un po' sotto pressione dal fatto che le persone facevano tanti dislike. Per vedere che cosa succederà adesso, e non è il fatto che nulla succederà, basta vedere cosa succede sul video, vi lascio anche qui il link, che annuncia questa cosa. Beh, sotto semplicemente gli utenti si sono accordati per mettere tutti assieme, me compreso,
lo stesso messaggio, che è questo è veramente disgustoso quello che YouTube fa con facendo questa cosa orribile, e ce ne sono a migliaia. Già, perché parato un modo per evitare che qualcuno faccia qualcosa, se l'atteggiamento è sempre quello, un modo lo troverà ancora. E quindi perché tutto quello? Rimane davvero l'amaro in bocca, rimane la sensazione che l'unico motivo reale dietro questa motivazione, dietro questa decisione, dietro questo togliere una possibilità di espressione della comunità, sia proprio il fatto che in realtà YouTube della comunità interessa un po' poco. Quello che interessa è rendere l'ecosistema sicuro e amichevole verso la comunità? No, un po' più probabilmente verso gli inserzionisti pubblicitari, che in questo modo sono molto, molto, molto più tutelati. O perlomeno, questo è quello che penso io. Non so se è la stessa cosa che pensate voi, raccontatemela qui sotto e condividete questo video con qualcuno che secondo voi ha voglia di vederlo, o ogni volta che trovate in giro qualcuno che dice: ah, perché sono spariti i pulsanti di dislike. Io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza telematica, ma vengo in pace nella vita di tutti i giorni con le aziende che trovate di lì. Aiuto persone e aziende a migliorare la propria reputazione con strategie basate sui dati. 3 volte almeno alla settimana invece con Ciao Internet vi racconto come la rete ci cambia. Mi potete trovare sul canale YouTube, fate subscribe in questo momento nel caso non l'abbiate ancora fatto, o sul canale Telegram o sulla newsletter. E come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato e restate parati.